Riflettori puntati su Roma e il Foro Italico, dove da giovedì 21 a domenica 24 settembre lo Stadio dei Marmi Pietro Mennea sarà teatro dell'attesa tappa italiana del Longines Global Champions Tour. Le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo tornano per la terza volta nella capitale. Sport ad alto livello ed emozioni allo stato puro per quattro giornate di grande spettacolo con il Gran Premio Longines. A corollario di questa importante manifestazione giunta alla sua terza edizione, tanti eventi di rilievo: il carosello del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, lo squadrone di lance dei Lancieri di Montebello, unico reparto montato dell'esercito, che esibisce il tradizionale carosello di lance, un saggio di abilità equestri e al tempo stesso una fedele rievocazione storica dei movimenti in ordine chiuso di uno squadrone di cavalleria. E ancora, tornano i ragazzi di Villa Buon Respiro ed il loro carosello. Il centro di riabilitazione equestre di Villa Buon Respiro nasce nel 1986 all'interno dell'omonima struttura. Ma le novità di questa terza edizione del Longines Global Tour sono davvero molte. Sabato 23 settembre, al termine dell'esibizione a cavallo del carosello dei ragazzi di Villa Buon Respiro, sarà protagonista l'evento Equitazione Sport e Salute, una partita di calciotto tra ex giocatori professionisti, sportivi e cavalieri. La partita ha lo scopo di ricordare l'importanza che lo sport, e l'equitazione in particolare, ha nel promuovere il benessere sia fisico che mentale e di sostenere una raccolta fondi per la ricerca sul morbo di Crohn. Capitano di questa iniziativa è l'ex giocatore Paolo Negro.